Ah, eccoti qua, voglio gli amici, gli amici. Ehi, Gianni! Mi siete scontrate, madonna, aspettate perché devo parlare di un problema serio. Tu di un problema serio? Devi sapere una cosa, Beniamino, che io mi sono sposato. Beh, questo è un problema, ma passa tutto qua. Pure loro sono sposati, volete pure loro sono sposati. Mi sono sposato, qui a quanta anni siete sposati? 16 anni. 16 anni? Alzati ancora pure a genite, ha ragione, ha ragione, non passa con guai. E perché devi sapere che mia moglie è, insomma, non è che fosse una grande bella, ma ci usato più per un fatto di interesse. Però è una donna affascinante, poi la vedrà. È fascinosa. Niente, praticamente cioè, devi sapere una cosa, è sonnambula. Ah, è sonnambula. Che è? Ti sono passati guai. Ma chi deve sonnambula? Sonnambula praticamente durante. Si sveglia e va pagando, pagasse, se facendo di pagante, da tutto il tempo. Mugliardo va pagando per tutta la casa. Ma poi tu, anche la propria scende, questa è la casa comoda. E ci sveglia la sua spugliata, deve pagare la mia casa. L'ultima volta, questa è la casa comoda, la ci devo dare su la spugliata. Ma questo è ingegno, ma tu non l'hai fermato, la spugliata passa. No, non la posso fermare subito, perché devi sapere che quando adesso pagano, se tu la svegli all'improvviso urlando, può anche morire! Ma tu che sei? Se ci resta un lampo, questa camera è morta! No, non è morta! Un colpo, certamente che può morire, e poi oltre a essere sonnato, è pure cleptomane. E che a quante parole ci fanno faccia? No, è cleptomane! Ci ha fatto pure di salti, del mito. Sai che significa che no? Praticamente, senza il suo volere, capito? Sa troppo poco. Ti faccio un esempio, va a Dumare, a Malpensa, per un uccello da qui e porta a casa. Passa con i sciarpi, per un palamma da qui e porta a casa. Hai capito? Io sono pure contento di tuo, questo è senza dire. Però hai capito, non posso farci tutte di cure. Hai capito? E praticamente no, che non mi manchi se mandarlo, capito? Che lo fa sti cose, però fa mezzo in coscia. No, no, non capito. Ti mi spiego un cucino. Passa con un palamma. Che allora va tutto fa. Ma pensi in coscia? Non guardaci, sai, mi la tua. Ma che stai capendo? Fai in mezzo in coscia, lo fa senza l'incoscia, perché non è come. Ah, è l'incoscia! Ah, nel suo pensiero! Sono passati quei mesi. Ma non, la mia casa tu non ci vedessi mai, perché a me non fa impressione, se avessi mi facessi la grezza di verba proprio. Ma la lasciassi non solo che quello sta bene. Quello c'è una dote, l'hai vista. Devi sapere che qui. Mia moglie, te ne mezza bocca. Non ho capito. Mia moglie, te ne mezza bocca. Insomma, che stava camminando, ci pute faccio, te ne mezza, te ne augurate. Ma che stai capendo? Il padrone di mezzo paese di Borchiano. E parlo pure. 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 E ti raccomando, qualsiasi cosa ti fa, qualsiasi cosa può fare, tu non la tua idea di stare tutto, ci ma ora, ma non mi mette a capo, come la stampa, non mi mai. Ecco, 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 Dovresti voltare con parte della casa. Ma scherzo, questo che sveglio
un maestro. No. Vabbè, fai male. Anzi, adoro, ormai. Signora, Beniamino, ma la stella c'è, vedete?